Gli oltre 80 stagionali dell'antincendio tra Campobasso e Isernia in presidio davanti alla sede della Protezione Civile perché dicono ancora non riceviamo le mensilità di settembre, ottobre, gli straordinari di luglio. Niente, che ci vengano corrisposti, come ha già detto lei, le mensilità di settembre e ottobre con i rispettivi straordinari fatti dal mese di luglio che ancora non ci vengono pagati. Quindi questo stipendio, dovremmo prendere lo stipendio di settembre, la mensilità di ottobre e straordinari da luglio a ottobre. Quindi niente, vogliamo soltanto una certezza perché la Protezione Civile sono 2 o 3 settimane dopo che è stato fatto tutta la procedura di fare altri casini con la regione che vengono dati i fondi alla Protezione Civile, che ci dice va bene sì, a fine settimana, va bene no, lunedì, va bene no, martedì, ma poi alla fine noi ancora non arriva in effetti niente nella nostra tasca. Noi, ripeto, noi viviamo solo e esclusivamente con questi benedetti 151 giorni l'anno e io credo che sia impossibile per tutti vivere in queste condizioni. Se poi non ci viene dato neanche quello che abbiamo sudato, perché in effetti noi quando lavoriamo andiamo sui lavori che studiamo perché lavoriamo ancora fisicamente, che non è che ci sono altri lavori che fanno questo, voglio dire che sia arrivato proprio bassi, siamo proprio al fondo, questo è il risultato. Insomma. E anche il consigliere regionale Petraroia interviene sulla questione degli operai forestali cui non sono state corrisposte alcune mensilità chiedendo chiarimenti all'assessore Vitagliano in merito a quanto accaduto. Si tratta di accertare le ragioni di tali ritardi e se le stesse siano immediatamente superabili, spiega Petraroia, per porre fine al contenzioso e assicurare tranquillità ai lavoratori già penalizzati all'atto dell'assunzione avviata solo il 14 luglio e non agli inizi di giugno.